오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. Ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui con questo super video epico dopo anni e anni di assenza. Praticamente è da un casino, ragazzi, che non parlo più a una videocamera e quindi in pratica non so più cosa dire. Ma bando alle ciance, ragazzi, iniziamo questo Q&A epico. Non so neanche come comportarmi perché prima di tutto ho chiesto consigli ad alcuni miei amici youtubers che già hanno fatto molti Q&A e diciamo mi sono fatto dire un po' di roba, come si montano eccetera, anche se non dovrebbe essere difficile, però vabbè, incominciamo subito, ragazzi. Allora, io non so se dire i nomi o no, vabbè, mi dispiace, magari diventate famosi. Comunque, Giuseppe Siciliani, il commento qua, mi dice: sei fidanzato? Se sì, pensi di trascorrere tutta la vita con lei? Allora, ragazzi, io sono fidanzato già da 2 anni circa, per adesso le cose vanno davvero molto bene, quindi credo che in questo momento io posso dire sì, vivrei con lei tutta la mia vita. Ti prego, Gina, vivi con me. Ma certo, baby, vivrò con te per tutta la vita. Ding! Cristian Fisichella, che salutiamo, mi scrive: qual è il tuo primo gioco che hai giocato online? Bella Alex. Allora, ragazzi, il primo gioco che ho giocato online è stato Call of Duty 4, Modern Warfare, quello normale, e in pratica davvero ero sotto come un sottone, come una capra nana ingroppata da un cammello gigante. Avete presente quei cammelli enormi? Ecco, non devo guardare di là perché c'è lo schermino cazzuto. Comunque sì, Christian, ho giocato un casino a questo Call of Duty, praticamente hackeravo tutto, non si può dire perché altrimenti mi bannano tutto di più, anche ormai è stato bannato anche il live streaming qui per non lo so, delle tette neanche di fuori, vabbè, comunque non ne parliamo. E niente, in pratica giocavo con un clan, con diversi clan, poi è successo un casino lì sul computer, in pratica c'era un bordello, mettevi praticamente IP address a gogo, giocavi come un pirla e poi vabbè, era una cazzata arrivare all'ultimo livello perché bastava che andavi nello scrivere, andavi dentro al text txt, mettevi metto dentro questo sì, va bene, e quindi praticamente niente, alla fine 55esimo livello subito, infiniti soldi, che tanto il Call of Duty 4 non c'erano neanche, ma fa niente, mettevamo dei soldi dentro, tanto che cazzo ce ne frega. Prossima domanda. Federico Cunsolo mi scrive: ti piace viaggiare? In quali stati sei stato oltre la Cina? Allora, ragazzi, oltre la Cina mi ricordo che c'è stato quell'anno che avevo 11 anni circa, che purtroppo in Cina è scoppiata la SARS, quel virus pazzesco che faceva crepare le persone di non so che cosa, praticamente ai polmoni crepavi e niente. E quindi praticamente siamo andati in America, esperienza davvero stupenda, con la mia amica sclerava sempre in turco genovese e che dire, sono stato a Miami, a Los Angeles, a Las Vegas. Mi manca New York perché ho fatto tutta la costa, la West Coast, come direbbe Snoop Dogg, smoke weed every day. E quindi niente, ragazzi, sono stato, poi vediamo, sono andato sullo yacht con Don Omar, abbiamo girato un po' le isole, ma che cazzo dico. E poi che altri stati? Vabbè, Francia, come avete visto alcuni di voi dal vlog, altrimenti andatelo a vedere. Poi vediamo, sono stato a Francoforte soltanto di scalo per andare in Cina, quindi uno non esce neanche da Francoforte, subito l'aereo, e quindi niente, sono stato diciamo a Francoforte, per modo di dire. Poi altri paesi, vabbè, sono stato in Inghilterra quando siamo andati a fare il viaggio distruzione, praticamente distruzione, proprio l'avete colto il senso?
distruzione. Ci siamo spaccati di brutto e quella volta sì, sono andato a Londra in Inghilterra con la scuola. Poi altri paesi, altri stati, l'Africa. Africa is back again! Sono stato in Egitto e abbiamo fatto davvero gli Africa tutti quanti. Al papi è venuta anche la cacarella, quindi è stata un'esperienza mozzafiato. Prossima domanda. Che programmi usi per editare e che computer hai? Dice Valerio Valentino. Allora, prima di tutto, i programmi che uso sono sempre gli stessi, lo ripetono sempre, ma io lo ripeto ancora un'altra volta. Allora, Sony Vegas 12, io uso il 12, molti dicono che si trovano bene col 10, ma io uso il 12 perché ho iniziato a fare video con quello. Poi prima usavo iMovie con il Mac, ma è un po' troppo lento, anche se qualche volta ancora con le voci per modificarle, per farle venire bene, uso ancora Mac, o ad esempio quando devo fare le mie canzoni, quelle di merda, diciamo. E che altro? Allora, per registrare il desktop uso Camtasia Studio, ovviamente super comprato, no? Sì, Audacity se devo qualche volta, diciamo, registrare solo la voce, che degli ultimi tempi, vi devo dire, purtroppo per scarsità di tempo eccetera ho registrato gameplay solo con il microfono senza webcam, e invece il video di The Rake, che ha ricevuto un tot di non mi piace, purtroppo la webcam era andata a cagare, ma il video era, diciamo, di per sé epico, quindi ho deciso di caricarlo lo stesso. E niente, altri programmi, che cosa ti devo dire, che computer ho? Adesso vi farò vedere che computer ho, anche se l'avevo già fatto vedere nel vlog in cui lo, diciamo, lo montavo, andavo a cercare i pezzi e tutto. Ecco ragazzi, questo qua praticamente è il mio computer overpower, dentro non si capisce una merita minchia, spero che vediate, perché non posso aprirlo, perché dato che ho installato una nuova ventolina qua per fare un po' più di aria. In ogni caso, qui c'è il dissipatore, lì dentro quella roba in rame che vedete è la scheda video, la GeForce 660 mi sembra. Poi lì dentro, come vedete, ci sono le 4 RAM che mi danno 16 GB di RAM di potenza. Poi vabbè, qui ci sono tutti gli alimentatori, c'è tutti i cavi cazzuti e niente. Poi dentro c'è una SSD praticamente da 120 GB, tanto per installare il sistema operativo, così almeno non va puttane eccetera. E poi vabbè, una scheda, diciamo un hard disk da 500 GB. Quindi questo è il mio computer. Il processore ovviamente è un i7 overclockato 377K. Questo è il mio computer. Bella! Prossima domanda. Ernesto Gentile dice: ma se dopo comprato GTA 5 la tua Xbox si rompesse, quale sarebbe la tua reazione? Grande Cina, cuoricino. Allora, prima di tutto tocchiamoci i marones. E seconda cosa, io ho già prenotato GTA 5, martedì esce, quindi cercherò davvero di fare più gameplay possibili, immaginabili, spudorati, assurdi. E se dovesse rompersi, farei questo. No! Telecomando, no, è un telefono pronto! Si è rotto GTA 5! Ah, sì, scusi, fruttivendolo! Prossima domanda. Paolo Schinaia mi scrive: buonanotte. Paolo Schinaia mi scrive: cosa comprerai? Xbox One o PlayStation 4? Allora, ragazzi, io vi devo dire la verità. Ho già prenotato la PlayStation 4. Perché sinceramente in tutti questi anni io, anche avendo l'Xbox 360 eccetera, pagando live, giocando anche su Xbox 360, mi trovo meglio su PlayStation 3. Non so cosa dirvi, sarà per il joystick d'oro, sarà per tutto, ma io mi trovo davvero perfettamente integrato con PlayStation 4. Buonanotte. Con PlayStation 3. Quindi non so cosa dirvi, ragazzi, è finito anche la card, ciao, addio. Era finita la card, ma non importa, continuiamo questo Q&A. Io sto sudando come un troglodita africano, naturalmente, perché l'Africa c'è sempre, quindi continuiamo. Prossima domanda. Matteo Micaberizze mi scrive: come hai iniziato la tua carriera su YouTube e che PVR usi? Bella Chinese boy. Allora, ragazzi,
Io ho incominciato la mia carriera quest'anno, nel 2013, verso gennaio, gli inizi di gennaio, mi sembra il 7 di gennaio io avevo caricato il mio primo video, che vi consiglio di andare a vedere perché io ogni volta che lo guardo dico ma che cazzo che è qui? E niente, da lì in poi è incominciato tutto questo trambusto, questa carriera che poi... Poi per quanto riguarda invece l'HDPVR, allora io praticamente ho l'HDPVR Gaming Edition, non è il 2 ma è l'1, quello che si illumina ancora di verde, ma è sempre il solito HDPVR, ragazzi, è la stessa roba, guardate qua, stessa cagata, soltanto che qui si illumina di verde anziché illuminarsi di blu. Non so perché si chiamava Gaming Edition, probabilmente perché aveva dei cavi incorporati in più che diciamo non si dovevano comprare, e poi aveva tipo un cavo con tre prese differenti in uno, cioè tre in uno praticamente di Xbox, Play e Wii, quindi forse per quello costava uguale l'HDPVR, cioè prendiamo l'HDPVR Gaming Edition, no? E quindi questo è quanto per il mio HDPVR. Che vi devo dire anche, ragazzi, che tutto questo tempo io pensavo che il mio HDPVR fosse fuso. Invece, un giorno, cioè ieri, ho scoperto di aver scambiato i cavi component e di aver messo il blu nel rosso, il rosso nel verde e il verde nel rosso. Sì. E quindi praticamente quello che mi è venuto fuori è stata questa reazione. Allora, qui c'è... HDPVR. No. Prossima domanda. Lorenzo Rechichi mi scrive: qual è il tuo cibo preferito? Bella Cina. Sto sudando come un porco. Allora, il mio cibo preferito, ce ne sono tanti, ragazzi. Allora, praticamente, prima di tutto la pizza. Poi c'è il polletto di Livigno, che il polletto di Livigno davvero non può non essere mangiato in una vita da una persona. E poi diciamo anche McDonald's, anche se sinceramente adesso non è che abbia tutta questa voglia di andare a mangiare McDonald's, e anche soprattutto come qualcuno ha visto anche sulla pagina di Facebook, e vi invito ad andare a iscrivervi, a mettere mi piace alla pagina di Facebook per vedere le mie foto di merda, e ha visto appunto che mi piace anche mangiare molto prelibato e col palato sopraffino, e quindi in pratica amo anche la cucina dei ristoranti, quelli un po'... Prossima domanda. Gianluca Swong Mansi mi scrive una domanda davvero davvero complicata, e mi scrive: posso farti una domanda? Ma cosa ti sei fumato? Bene, ragazzi, io ho scelto le domande, quelle principali, diciamo, che ho preso da Facebook, perché purtroppo io non vi ho detto in nessun video, quindi non potevate neanche commentare su YouTube. Vi ringrazio davvero tanto per aver partecipato a questo Q&A, il primo della storia del canale del Cina, che praticamente avrà circa 99 video, credo, perché non siamo ancora arrivati ai 100 video, ma siamo ancora adesso 98, poi con questo 99, e poi ci sarà il 100esimo, credo, con Stepney, adesso vedremo. Comunque, vi ringrazio davvero per i 25k ormai superati. Consigliatemi, diciamo, quali giochi preferite che io faccia, perché ad esempio io avrei voluto fare Outlast, soltanto che lo stanno facendo già in tanti, non vorrei, diciamo, prendere delle critiche come sempre dicendo e quindi in pratica ditemi voi che giochi volete che io faccia. Tanto adesso ne usciranno un casino, tra martedì e GTA faremo gameplay a go, e poi dopo Ghost, sì, buonanotte, Casper, di qui e di là. E quindi, ragazzi, che dirvi, adesso andrò a montare questo Q&A sperando che venga bene. E come salutarvi a fine video? Come si fa a salutare in un Q&A? Non so neanch'io come... Bella, ragazzi, questo è tutto, Q&A, sdrogo, viva la cacapupù, iscrivetevi al mio canale, commentate, mettete like, iscrivetevi alla pagina di Facebook e fatevi una pippa. Bella, raga!